È stato presentato questa sera qui nel Collegio Raffaello un progetto per digitale effettuato dall'Istituto Tecnico sul ciclo degli affreschi, famosissimo ciclo degli affreschi dei fratelli Salimbeni, che è nell'oratorio di San Giovanni. È un'opera molto favorevole, ma molto positiva, perché si possono vedere i particolari di questo splendido ciclo pittorico anche, voglio dire, da lontano, e questo non ci preoccupa che possa far diminuire i visitatori, perché le emozioni che si provano, le sensazioni che si provano si possono solo provare venendo a visitare e quindi entrando dentro l'oratorio. Ringrazio per questo l'istituto, i docenti, gli alunni e in particolar modo quindi la dirigenza, la preside Silvia Gerardi. Questo è il prodotto che è stato realizzato nel corso di un progetto FSE-PON dai ragazzi dell'Istituto Tecnico Industriale Enrico Mattei. Nel dettaglio sono stati coinvolti 40 ragazzi di varie classi dell'istituto, classi di indirizzo elettrotecnico e classi dell'indirizzo informatico. Nel caso specifico, attraverso l'app è possibile ottenere delle informazioni aggiuntive sull'oratorio San Giovanni, è possibile vedere tutte le opere che sono state appunto realizzate dai fratelli Salimbeni e anche ottenere dei file audio, per cui anche le persone dove fanno un po' più di difficoltà appunto a leggere possono utilizzare il mediatore acustico per ottenere delle informazioni. Quello che è particolarmente interessante è che l'applicativo è fruibile, è utilizzabile appunto da chi visita sia in loco l'oratorio ma anche da casa per poter fare un approfondimento generale sulle opere. L'applicazione è fruibile da tutti i dispositivi Android, basta andare dal Play Store e cercare Oratorio San Giovanni, è ovviamente la prima voce che esce dal Play Store, e installandola ci vuole pochissimo ed è subito come la vedete qua. È piuttosto veloce, non è molto pesante ed è stata realizzata interamente dagli studenti. Ovviamente non è stato subito facile, perché comunque sono ragazzi di terza superiore e ancora non hanno tutte le conoscenze per riuscire a realizzare un progetto così difficile, ma sono stati bravi, si sono applicati e il risultato è quello che potete vedere.